La Esdebitami Retake rappresenta il braccio operativo di Esdebitami Società Benefit. Ma cosa sono le società benefit? Una piccola premessa. Tutte le attività industriali, commerciali, professionali si prefiggono in genere la massimizzazione, il raggiungimento del profitto. Queste sono le cosiddette aziende profit. Esiste poi un altro mondo delle aziende, che è quella delle aziende che cercano di raggiungere un beneficio sociale. In questo caso si parla di società non profit. Quindi le profit e le non profit rappresentano due mondi in genere contrapposti sul raggiungimento o meno del profitto. Si sta quindi diffondendo una convinzione a livello globale che si possa fare del business in maniera diversa, in maniera da poter produrre un beneficio per la società e per l'ambiente. In genere il consumatore preferisce infatti acquistare un bene se sa che contemporaneamente alla commercializzazione di quel bene la collettività, la società ne trae un beneficio. C'è un nuovo modello di azienda che si chiama B Corp e si pone esattamente a metà strada tra le profit e le no profit. È un modello nato negli Stati Uniti e viene attualmente riconosciuto dalle leggi di 34 stati americani. In Italia, e l'Italia è il primo paese al di fuori degli Stati Uniti, è stata introdotta una legislazione che ha introdotto appositamente le Benefit Corporation, cioè le società Benefit. Le B Corp, quindi, utilizzano la forza del business per migliorare il mondo e quindi per risolvere problemi sociali ed ambientali. L'Italia è quindi il primo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, nel quale è possibile costituire una società Benefit, una società che persegue sia il profitto sia il beneficio sociale. In Italia sono nate, negli ultimi 2 anni, da quando è stata introdotta la legge, poco meno di 200 società benefit. Esdebitami Società Benefit è l'unica società in Italia che opera nel settore creditizio e finanziario. Esdebitami, diventando Società Benefit, ha scelto quindi di far parte di questo movimento globale che usa il business per trarre una forza positiva dalla propria attività. Ed ha quindi scelto di svolgere la propria attività in modo etico e socialmente responsabile. Le scelte aziendali e i risultati aziendali sono sottoposti ad una misurazione di impatto sociale che viene valutata e della quale rendiamo conto annualmente in sede di approvazione del bilancio. Non c'è alcun beneficio fiscale o economico nell'assumere la qualità di società benefit, solo obblighi. Tra questi obblighi c'è quello di non generare pubblicità ingannevole. È per questo che le società benefit e quindi anche Esdebitami sono sottoposte al controllo dell'autorità antitrust. Scegliendo di diventare una società benefit, Esdebitami ha quindi inserito nel proprio statuto 4 finalità di beneficio comune. La prima è quella di promuovere e diffondere la cultura della solidarietà verso chi si trova in difficoltà economica. La seconda è quella di aiutare a prevenire il fenomeno dell'usura e a diffondere la conoscenza e l'applicazione della legge 3/2012, tristemente conosciuta come legge salva suicidi. La terza finalità è quella di educare le famiglie ed i consumatori alla corretta gestione delle proprie risorse finanziarie. Quarta finalità, ma non meno importante, è quella di aiutare le istituzioni a risolvere i fenomeni del sovraindebitamento, della ludopatia e della pubblicità ingannevole nei finanziamenti. Esdebitami si è quindi resa promotrice e fornisce supporto tecnico e legale a molte amministrazioni municipali che stanno aprendo degli sportelli per il cittadino. Sportelli che si occupano appunto di sovraindebitamento, ludopatia ed usura. Essere una società benefit per noi di Esdebitami vuol dire essere dalla parte dei consumatori.